Io sono Bale e ho il piacere di avere in collegamento multimediale due rappresentanti di un gruppo storico della musica italiana. Loro sono i Modena City Ramblers e sono stati fondati nel 1991. Quest'anno, infatti, ricorre anche il 30° anniversario della loro fondazione. Ho il piacere di avere con me oggi Davide Udo Morandi Ciao a tutti. Ciao e Franco Danello, a tutti. che sono collegati con me. Il gruppo musicale Modena City Ramblers ha una spiccata ideologia. Il loro percorso musicale si attraverso la loro musica e le loro canzoni, con testi chirurgici e intrisi di significato. Partiamo dal nome Ramblers, l'origine. Io ho fatto qualche ricerca, vediamo se corrisponde a quello che voi mi dite. Beh, guarda, quando abbiamo fatto il primo concerto, che dovrebbe cadere proprio in questi giorni, in febbraio, adesso il giorno esatto abbiamo perso un po' il conto, perché allora non è che ci facessimo, insomma, non è che avessimo messo su un gruppo per sfondare, e quindi il primo concerto doveva essere quello che si ricordava per tutta la vita. In realtà ce lo ricordiamo benissimo, però non ci ricordiamo il giorno esatto. Ma il nome, invece, la scelta del nome era che non sapevamo che nome metterci, volevamo fare questo concerto di musica irlandese, quindi doveva essere comunque un omaggio all'Irlanda in qualche modo. E siccome in Irlanda ci sono gruppi che prendono il nome della città e poi aggiungono il City Ramblers, che vuol dire girovaghi, vagabondi, non è proprio vagabondi, è più Escursionisti della città. girovaghi. Esatto, e i Dublin City Ramblers sono quelli più famosi, ma ci sono anche i Galway City Ramblers e qualche altro gruppo con qualche nome, forse magari in gaelico che noi non riusciamo nemmeno a pronunciare. E quindi abbiamo scelto questo nome, che era un po' un gioco, quindi come era tutto un gioco in quel periodo. Quindi non avremmo mai pensato di portarci dietro un nome per 30 anni consecutivi. Però da lì, da quella sera, è stato molto divertente suonare al Vienna di Perché Modena. credo che avete girovagato molto l'Italia e anche fuori dall'Italia, quindi avete il vostro percorso di escursione ha toccato Direi molti, molti punti alla fine. di sì. Ormai credo che siano forse qualche milione di chilometri che abbiamo percorso forse da qui alla Luna e ritorno. In una volta sola li abbiamo fatti tutti in furgone, invece. Portate il vostro stile, uno stile Esatto. che diciamo ha una definizione prossima da quello che ho potuto capire alla combat folk. Possiamo spiegare combat folk che cosa vuol dire o che cosa siamo, come possiamo definirla? Davide? Vado io? Ma Vai, vai. Combat Folk era il titolo del primo demo autoprodotto ufficiale dei Modena City Ramblers. E da quel momento è rimasto come marchio di fabbrica, un'etichetta che ci è stata poi appiccicata per definire quello che era il genere musicale e non solo, lo stile proprio di proporre la musica sul palco dei Modena City Ramblers. E tutt'oggi è ancora forse la denominazione che più ci piace e più ci rappresenta, perché andare a definire quello che facevano i Modena allora e che facciamo ancora oggi, a un certo punto risultava abbastanza difficile perché le commistioni sono state tantissime. Si è partiti dalla musica irlandese, ma poi si è mischiato tutto con la tradizione popolare italiana, sono arrivati i Balcani, il Nord Africa, il Sud America, il Sudafrica, insomma, il Medio Oriente. Tante sonorità, tante influenze si sono aggiunte e quindi andare a definire questo tipo di musica che facciamo da 30 anni risultava difficile. E Combat Folk risolveva un po' tutto, quindi una musica impegnata, perché noi facciamo musica impegnata, nel senso che cerchiamo di portare sul palco delle storie
che secondo il nostro punto di vista meritano l'attenzione del pubblico, meritano di essere portate su un palco e raccontate alla gente. Lo facciamo a modo nostro, spesso e volentieri con tanta allegria, tanta voglia di saltare e di fare feste insieme a chi ci ascolta e magari sperando anche di fare un po' riflettere. Quindi una musica mutuata da quel tipo di musica da cui tutto è partito, quindi quella della tradizione irlandese, canti di ribellione, di emigrazione, eccetera. Musica molto raffinata e ricercata, io direi. Proprio a questo riguardo ho potuto capire, si sente anche ascoltando in maniera netta la vostra musica, che ci sono tanti strumenti anche poco, diciamo, usuali nella musica anche moderna, strumenti di buzuki o altre forme di, soprattutto entriamo nel campo di azione di Franco, che è negli strumenti a fiato, e io volevo chiedere a Franco qual è stato il primo strumento a fiato con cui hai iniziato. Qual è stato il primo, andata via un po' la voce, qual è stato il primo strumento a fiato che ho suonato? Sì, beh, io sì. Sono iniziato a studiare flauto traverso da piccolo, poi l'ho continuato, l'ho ripreso quando sono andato a militare nella banda, quindi ho fatto un anno di banda militare col flauto traverso, e poi dopo ho scoperto qualche anno dopo, pochissimi anni dopo, il tin whistle, il flauto irlandese, e anche il flauto traverso irlandese, e quello ha cambiato un po' la mia prospettiva, perché il flauto traverso naturalmente è lo strumento, come dire, principale da cui proviene tutto, però poi mi sono veramente innamorato del tin whistle, del suono, del metallo, il piffero di metallo irlandese, sì, quello a sei buchi, è esattamente è più o meno un piffero, però è di metallo, i pifferi di solito sono di legno, e quello ha connotato molto, diciamo, anche il suono dei Modern Stranglers, perché ovviamente la differenza, quel tempo c'era la differenza. La differenza tra il pemperino, il tin whistle e il flauto traverso, diciamo, come sonorità, quale influenza hanno nella musicalità vostra? Ma il tin whistle connota benissimo la musica irlandese, perché è uno degli strumenti proprio della tradizione, e ha questo suono molto, molto leggero, molto acuto, ed è stato forse quello proprio che ha connotato di più il nostro gruppo, non perché lo sono io, ma perché comunque gli altri strumenti che usavamo, violino, fisarmonica, sono strumenti che comunque si usano anche nella nostra tradizione, invece il tin whistle no. E a quel tempo, quando siamo nati, non c'erano gruppi italiani che avessero questa strumentazione, insomma, che poi noi abbiamo fatto subito parte del circuito più rock che folk, mentre magari nel folk saremmo stati più normali, tra virgolette, e invece nel circuito rock invece eravamo qualcosa di diverso. Di particolare, certo. Ora una domanda per Davide. La voce che guida la musica del gruppo ha un impeto e una determinazione che sono fondamentali per trasmettere il messaggio. Come mano al testo? E non ho capito l'ultima parte della domanda, è andato un po' più la voce. Dico, sì, scusa, il messaggio pulsante di ogni vostro brano viene trasmesso dall'impeto e dalla determinazione del vocalist, diciamo, di chi canta. Come approcci ogni brano? Come ti inserisci nel testo di quello che vuoi trasmettere? Ma il mio modo di cantare, devo dire, è molto spontaneo. Io non arrivo da una formazione classica, e per classica intendo quel percorso che magari hanno quasi tutti coloro che stanno su un palco a cantare.
quindi cominciano da ragazzini con gli amici, poi la band cresce, fanno un percorso ben definito. Io ho cominciato di botto a cantare con i Modena nel 2006, prima facevo tutt'altro, e quindi questa fra virgolette improvvisazione, io la vedo in senso buono, però questa cosa è rimasta, quindi ho un modo molto istintivo di cantare le canzoni, quindi il fatto di essere su un palco e raccontare, come dicevo prima, delle storie che hanno un significato e un peso molto importanti, ti porta poi a medesimarti molto con quello che canti. Ovvio che anche noi abbiamo canzoni più leggere, canzoni che parlano d'amore, di amicizia, però gran parte dei nostri brani hanno dietro una storia molto forte, molto importante. Quindi avere questa spontaneità, questa immediatezza. L'istintività che tu trasmetti la vivi dentro, c'è cioè un trasporto che si lega poi al pubblico che hai di fronte, anche soprattutto nei live. Beh, sicuramente io cerco per primo di divertirmi io e di sentire io per primo quello che faccio. Si dice sempre che l'arma più forte di un comico è l'emozione. È di divertirsi quando cerca di far ridere gli altri. Un comico triste non fa ridere, il comico deve divertirsi lui per primo quando fa il comico. Credo che anche il cantante dei Modena City Ramblers debba per primo sentire quello che sta cantando per riuscire poi a trasmettere quello che sta cantando a chi ha di fronte. Questo è il messaggio più bello, secondo me, è proprio questo, sentirlo e viverlo. E posso garantirti che ci riesci benissimo. Torniamo e al suo che sono presenti nel vostro credo musicale. Da dove è nata questo senso di appartenenza al genere musicale irlandese, al folk irlandese? Cosa vi ha avvicinato a quel territorio? Ma guarda, intanto, vabbè, dal mio personale era che avevo un cognato irlandese e quindi ho fatto un viaggio con lui, in quel periodo con mia sorella in giro per l'Irlanda, e ho iniziato ad ascoltarla lì e naturalmente mi aveva già iniziato lui, però più con la parte rock, no? Van Morrison, i Waterboys, e andando in Irlanda, comprando il primo Tin Whistle, quello da 5, allora costava credo 5.000 lire, ma una cosa veramente, era un gadget da turisti quasi, però invece con quel flauto lì mi ha fatto innamorare ancora di più della musica irlandese. Poi ho scoperto la tradizione, che è musica completamente diversa, la musica traditional è molto diversa anche da quella folk irlandese, sono due cose un pochino diverse, e da lì il mio percorso personale è stato di iniziare a suonarle in casa da solo, perché naturalmente qua a Modena non è che ci fossero tanti suonatori di musica irlandese. Poi in realtà un giorno ho trovato Luciano Gaetani, che suonava il buzuki, che anche lui suonava musica irlandese, veniva da Roma, aveva suonato in un gruppo che si chiamavano i Roisin Dhu, e da lì è nata tutta la passione, già nata, diciamo, se conclamata definitivamente. A proposito, Italia e Irlanda hanno, come dire, in comune negli Stati Uniti generazioni di famiglie che hanno importato origini, stili e culture. Franco, hai partecipato ad un film di Martin Scorsese, giusto? Sì, giusto, giusto. Io e Francesco Moneti. Com'è stato? E Massimo Giuntini. Beh, è stato incredibile. Un'esperienza incredibile. Io ho suonato due brani con il Tin Whistle, appunto, due brani americani sono, che però derivano dalla tradizione irlandese, e con un tamburino, flauto e tamburo, perché erano due brani da due marce, di quelle che si usavano in guerra nell'Ottocento, nel Settecento, nel famoso film Gangs of New York, esatto, giusto per ricordarlo. La, la, la,
la cosa molto bella, fu stata un'esperienza veramente grandiosa. Poi ho fatto anche, diciamo, la comparsa, forse la cosa più altamente tecnica a cui abbia mai assistito, nel senso che c'è una preparazione e un livello tecnico a tutti i livelli, a Cinecittà, che vedevi questa città ricostruita completamente, in cui veramente sembra proprio sembra banale dirlo, ma sembrava veramente vera, cioè esserci dentro dici ma sono veramente a New York nell'Ottocento. Poi andavi dietro a vedere, c'erano i pali che tenevano su tutta la sceneggiatura, ed è stata veramente una bellissima esperienza, molto bella, si sente dal tono della tua voce che è un'esperienza che, nonostante siano passati 20 anni, vi ancora con un trasporto molto molto intenso. Assolutamente, sì. Torno da Davide, perché con Davide abbiamo una data in comune. Quando ho studiato, diciamo, un pochino, festeggiamo il compleanno nello stesso anno. Ah. Siamo due anni, anche se io non credo molto nell'astrologia. Io zero, quindi... la mia domanda, diciamo, si collega, anche io non credo molto, si collega al fatto che si dice che gli arieti siano dei sognatori incalliti. Uno dei miei sogni era quello di cantare su un palco davanti a un pubblico danzante che ti segue. Tu l'hai realizzato questo sogno? Vorrei sapere qual è la tua sensazione ogni volta che hai questa emozione. Sì, io l'ho realizzato, anche se, ti ripeto, come ho detto prima, non è che fosse il mio sogno, perché quando mi è capitata questa cosa io proprio non ci pensavo alla musica. Andavo già verso i 40 e ormai la mia vita era indirizzata tutta in altro modo. Avevo intrapreso altre strade e quindi magari avevo altri sogni che speravo di riuscire a realizzare. Si è concretizzata questa opportunità e non ho avuto neanche il tempo di sognarla la cosa, perché loro mi hanno contattato a fine 2005 e io a marzo 2006, quindi un paio di mesi dopo, due o tre mesi dopo, ero già su un palco a suonare con loro al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, me lo ricordo ancora, il mio primo concerto, e ancora qualche mese dopo, quindi 5 mesi dopo essere entrato nella band e aver intrapreso questa carriera, mi sono ritrovato sul palco del 1° maggio a Roma di fronte a centinaia di migliaia di persone, quindi non ho avuto neanche il tempo di sognarla questa cosa, ho dovuto realizzarla anche in fretta, darmi una mossa, sgaggiarmi, così, come si dice qua dalle nostre parti, e cominciare a pedalare, quindi diciamo che è tutto un work in progress. Ancora adesso ogni volta che vado sul palco sento una grande tensione, questo penso sia una cosa molto suonare da vivo, ecco. Suonare dal vivo, Davide, ecco, anche a te, Franco. La nostra musica sposa con i teatri, le arene, soprattutto le piazze. Ha citato Piazza San Giovanni in Laterano per il 1° maggio, ma io ricordo Piazza 24 Maggio. Era una piazza tutta illuminata, un quadrato, ed era la piazza del mio paese, nella piccola Erpinia, Mirabelle Cano. Vediamo se Franco se la ricorda. Io me la ricordo bene quella piazza. Il 17 settembre del 2011, nella piazza per la festa del paese, voi avete suonato quasi a notte fonda, diciamo, perché il concerto è iniziato verso mezzanotte. La sera erano presenti anche un gruppo di operai della Fiat di un paese vicino. E voi, Davide, ha indossato la maglia della Iri, sarebbe detto, che gli operai gli hanno donato. Vero. Io quella sera presente ero nella mia piazza, ed è per me, dopo 10 anni, è veramente un piacere avere questa possibilità di intervistare, perché allora vi vedevo da lontano, ballato, danzato e cantato insieme a voi. E voi che cosa ricordate di quella sera? E soprattutto quella coesione con il pubblico, quelle 3.000 persone in una piazza piccola, con tutte quelle luci. Ma io ricordo che arrivammo molto tardi, anche perché il concerto iniziava molto tardi, e rimasi
colpito dal fatto che quella piazza era illuminata a giorno, e non era una piazza enorme, ma era veramente illuminata a giorno dalle luci. Ricordo adesso non precisamente, però la serata me la ricordo, così come ricordo poi tutti i concerti che facciamo nelle piazze, soprattutto al sud. Noi ogni anno facevamo, speriamo di tornare a fare, tanti concerti al sud per le varie sagre, feste patronali, e sono sempre concerti davvero molto sentiti, anche perché tutto il paese aspetta quel giorno per festeggiare, per fare festa, per divertirsi. Noi arriviamo e troviamo sempre una grande accoglienza, un grande entusiasmo, e ogni volta è davvero una grande festa. Lo fu quella sera, come lo è stato in tantissime altre occasioni simili, quindi la speranza è quella di ricominciare presto a vivere questa emozione. Infatti il COVID purtroppo ha frenato questa possibilità di vivere emozioni dal vivo, ma soprattutto nelle piazze e nelle sagre. Sì, ma se posso farvi una domanda banale, i vostri progetti futuri che cosa prevedono? Qual è la vostra speranza a breve? Anche e soprattutto per festeggiare il vostro trentennale, perché... Io ho semplicemente la speranza di ricominciare a suonare, la prima cosa, riuscire a tornare a suonare, a fare concerti, a incontrare la gente, ricominciare a fare chilometri in furgone, tornare a fare quello che più ci piace e che più vogliamo fare, che è suonare dal vivo. Poi quando accadrà, speriamo presto, non riusciamo a saperlo ancora, non possiamo saperlo. Quindi in linea di massima non c'è quindi una linea al momento, cioè si è No, quello no. Abbiamo progetti, anzi, Franco, illustra un po' cosa vogliamo fare in linea di massima, quando torneremo a suonare nelle piazze. Ma abbiamo il progetto di fare comunque un bel tour del trentennale che vogliamo insomma così festeggiare, ecco. Festeggiare in qualche modo, e sicuramente quello con tante canzoni, con le canzoni anche un po' vecchie del passato, dell'Irlanda, insomma tutto una... questo naturalmente sempre dal vivo, perché poi noi siamo un gruppo che, per esempio, non siamo un gruppo da studio, no? Che si mette in studio e sta due anni in studio per fare un disco. I nostri dischi vengono fuori molte volte, molto spesso, anzi quasi sempre, dai viaggi, dai tour, dai chilometri che si fanno in furgone, e raccogliamo delle storie che a tavolino non riusciamo bene a farle. Quindi progetti discografici in questo momento non ne abbiamo, però abbiamo una gran voglia di tornare veramente a suonare, di fare quello che ci piace poi più in assoluto, che è quello di suonare nelle piazze, come dicevi tu. E poi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo lì in stand-by dall'anno scorso, quando è iniziato il lockdown, che ci ha bloccati sul nascere qualsiasi iniziativa che era è uscito un'altra volta appunto i Partigiani, da 15 anni dalla sua uscita principale, diciamo. E appunto i Partigiani, vorremmo fare qualcosa anche in quel senso. Avremmo dovuto fare eccolo esattamente, ce l'ha Dudu lì il disco, e avremmo dovuto fare un bel tour di diciamo anche quello di festeggiamento di appunti Partigiani, è stato rimandato, e quello probabilmente da ottobre novembre in poi, sempre ripreso scaramanticamente, con le mani speriamo perché esatto. Io ho voglia di venire a vedervi. A proposito, la mia domanda, nel momento in cui c'è già eventualmente un tour, prevedete delle date? Perché io sono campano, ricordo un concerto in Campania, ma vivo in Sicilia, quindi verrete nella nostra bella Sicilia? Avete eventualmente dei... Ma al momento ovviamente no, perché è tutto fermo purtroppo, però l'intenzione è assolutamente quella di venire in Sicilia e in tutto il sud in generale. Noi prima di questa pandemia ogni anno abbiamo dedicato buona parte dell'estate per battere
il Sud Italia, è una cosa che abbiamo sempre fatto, sempre voluto fare e che continueremo sicuramente a fare, perché sono piazze che ci mancano particolarmente, insomma, il momento in cui arrivava il tour al sud, come lo chiamiamo noi, era uno dei momenti clou del nostro anno solare, quando si partiva e si stava una ventina, una trentina di giorni via da casa consecutivi a suonare in lungo e in largo. Speriamo di poterlo rifare al più presto, lo rifaremo sicuramente, questo sì, quando sarà tutto finito torneremo a suonare al sud, torneremo in Sicilia, così come torneremo in Sardegna, questo è certo. Al momento adesso purtroppo non c'è una certezza che sia una, perché si attende un po' quello che saranno gli eventi futuri. La speranza è già quest'anno di poter fare qualcosa, ecco, quando si riuscirà a fare allora, qualcosa, io penso che quest'anno ci sarà la possibilità di fare qualcosa anche al sud, perché sull'esperienza di quello che è successo la scorsa estate, che qualche cosa si è mossa, quest'anno speriamo si possa muovere di più. Sicilia, un brano storico vostro, accomuna una radio locale, la realtà di una radio locale, al tragico destino di una persona che credeva nei propri ideali fermamente. Parlo di Peppino Impazzato e dei suoi 100 passi. Voi la dedicate a chiunque lotti contro la mafia in ogni vostro concerto. E in quel momento il trasporto, gruppo, pubblico diventa qualcosa di unico. Mi potete spiegare come nasce questa canzone, cosa si prova ogni volta che si canta, perché io mi sto emozionando solo. Ma guarda, lo dici bene tu, è un'emozione quando si suona, quando la suoniamo, dappertutto, perché non è tanto il suonarla in sé, perché uno poi ad un certo punto, come dire, si abitua anche a suonarla. Non è quello, non è il suonarla, è vedere la reazione della gente che ti emoziona, quindi è anche naturalmente la nostra sul palco, ovviamente, però è proprio questo feedback con la gente, perché ogni volta è come se uno andasse a toccare un punto della pancia, della testa, del cuore delle persone, che credo che sia una cosa che può fare solamente in questo caso la musica, perché non sarebbe la stessa cosa se uno andasse sul palco e parlasse di Peppino Impastato, solamente ne parlasse, mentre unita alla musica è qualcosa che tocca di più il profondo, ovviamente, e questo lo può fare esattamente la musica. Perché come si sente, questo lo chiedo a Davide, perché io l'ho visto in alcune esibizioni live, i suoi occhi parlano, perché quegli occhi vogliono dire con la voce che Peppino vive. Ah sì, sai, 100 passi è una canzone rabbiosa. Il sentimento di rabbia viene fuori, una rabbia positiva, una rabbia che secondo me serve nel raccontare questa storia. Come dicevo prima, è una di quelle storie, di quegli esempi virtuosi che a noi piace raccontare dal palco. Peppino Impastato era un uomo di cultura, prima di tutto, era un uomo di cultura, impegnato su tanti fronti, quindi con lui sentiamo anche alcune similitudini. Non cantava su un palco, ma faceva tanto, organizzava concerti, quindi era un uomo di musica, di cultura, impegnato politicamente, socialmente. Una di quelle figure esemplari che vale assolutamente la pena ancora oggi raccontare, soprattutto ai ragazzi più giovani, raccontare loro cosa è stato Peppino Impastato, quello che ha fatto, e raccontare loro che l'eredità di Peppino è ancora tra di noi, va soltanto presa e portata avanti. Quindi è una di quelle cose da continuare a ricordare sempre, e quando lo facciamo dal palco l'emozione è forte, il trasporto è forte, anche perché hai, come diceva Franco prima, una reazione da parte della gente che ti sta ascoltando sempre molto forte, molto vera, molto viscerale, molto di pancia, di cuore. Questo lo sentiamo anche noi e ci lasciamo trasportare. È un'onda che parte, una ola che parte e che rimbalza fra noi e il pubblico ogni volta, e quindi insomma, è una di quelle canzoni. Noi speriamo di riviverla presto. Noi non vediamo l'ora.
Con chi vorresti fare un duetto impossibile, Davide? Scusami la domanda. Impossibile intendo un cantante che non c'è più. Con chi avresti voluto duettare? Che non c'è più. Duetto impossibile. Sono talmente tanti quelli che... Anche perché ormai gli anni si accumulano dietro le spalle e quindi, ahimè, la vita ci porta a perdere i nostri miti di infanzia, quindi sono tanti quelli che non sono... Il nome di pancia non ti viene? Ma sono tantissimi. Così, primo. Un nome di pancia, non lo so, un duetto folle con Bob Marley, ma sono talmente tanti, insomma... Secondo me anche con Shane McGowan, anche se ancora vivo, ovviamente. Quello è il primo nome che mi viene, se mi viene chiesto in generale, con chi mi piacerebbe cantare, assolutamente okay. Con Shane McGowan. Okay. Sarò su un palco con Shane McGowan, però lui è ancora tra di noi e gli auguro di rimanerci ancora a lungo. Quindi diciamo che un barlume di speranza c'è ancora, quindi con lui è ancora una cosa più. E allora parliamo di duetto possibile a questo punto. Allora lì è semplice, con Shane McGowan, ma credo che a tutti Modena piacerebbe fare un pezzo con i Pogues, mischiarci insieme, 7-7-14 su un palco, lo tireremmo giù, quel palco, e tireremmo giù l'eventuale piazza che ci ascolta, quindi quello sarebbe io veramente... Spero di esserci quel giorno con i Pogues, dovunque sia, farò di tutto per esserci. Io siamo alla fine, un messaggio per i vostri fans, cosa vorreste... augurargli e cosa volete dirgli a questo punto? Ma intanto che di stare tutti bene, di passare questo periodo infame sia dal punto di vista sanitario che anche psicologico, perché c'è tanta gente che insomma che non lavora, che ha perso il lavoro, che fa fatica a tirare avanti, fa fatica a arrivare a fine del mese, e quindi certo. La speranza è che insomma che tutto si risolva, e non è una frase fatta, e questa qui è veramente una speranza per tutti noi, perché vuol dire che usciremo a rivedere le stelle prima o poi, speriamo davvero. Io dici Davide, prego. No, e poi ai nostri fan anche diciamo di avere ancora un attimo di pazienza, sono stati bravi ad aspettarci fino adesso, chiediamo di aspettarci ancora un po' perché torneremo, magari anche prima di quello che si potrebbe pensare, ma torneremo a farci vivi. E questa è una delle più belle promesse, torneremo, i tre Modena City Ramblers torneranno, quest'anno hanno festeggiato il loro trentennale dalla fondazione, ho avuto il piacere di avere me in video talk Davide Dudu e Franco Daniello, Davide Dudu Morani e Franco Daniello, quindi io vi ringrazio per la vostra disponibilità, è stato un vero piacere, una forte emozione anche per me, ve la posso garantire, perché è sempre bello parlare con delle persone così... diciamo impegnate anche, o non solo nel campo artistico, ma anche nel campo sociale, per il messaggio che viene trasmesso a chi loro vogliono, farsi arrivare, dove loro vogliono arrivare. Sono un po' emozionato e spero di essere riuscito a far capire quanto è importante quello che voi avete fatto, state facendo e continuerete a fare. Grazie mille. Grazie a te, grazie davvero.